a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sentirete sicuramente in sottofondo i bambini perché Gabriele e Manuel non sono a scuola perché sono malati. Comunque, oggi un nuovo cosa mangio in un giorno, visto che ho preso questa nuova questo regime alimentare un po' più mirato per poter dimagrire, vi faccio vedere quello che vado a mangiare in tutta la giornata. Per colazione prevede una fetta di pane tostato, questo scodellino mi serve per metterci le vitamine che devo prendere, che adesso vado a mettere. Adesso sto preparando le uova, sempre nel piano ci sono due uova. In tutto questo sto seguendo anche la Portion Control Diet, vi lascio il link qui sotto per il gruppo Facebook nel caso foste interessati. Comunque è una dieta dei colori, io la chiamo così, in realtà diventa proprio un regime alimentare, una vera e propria stile di vita, e praticamente non si usa più la bilancia in questo caso, ma le cose che si vanno a mangiare si misurano dentro questi barattoli che sono di vario colore, ogni colore corrisponde a una famiglia di cibi, tipo il rosso per le proteine, il verde per le verdure. E adesso vi faccio vedere l'uovo. Questo padellino è antiaderente, ho messo semplicemente prima il pane a tostare e poi adesso ci ho aperto due uova dentro, le lascio cuocere e intanto vi spiego. Ovviamente si calcola una fascia calorica in cui stare e in base a se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, ogni fascia ha un numero specifico di barattoli di ogni colore da consumare durante la giornata. E poi sto cercando di bere anche 2 litri di acqua al giorno, ma per il momento sono ferma tra 1 litro e 1,5 litri, dipende un po' dalle giornate. E niente, adesso aspettiamo che cuocia e poi lo mettiamo nel piatto. Allora, ho aggiunto anche una mela e 2 mandarini per formare 2 viola praticamente, perché 2 mandarini sono un viola, una mela e un viola. E quindi devo mangiare anche la frutta. Le uova adesso sono pronte, le vado a mettere in quello spazietto lì. Ci va un piatto più grande. Ok, ecco, e rimettiamo la mia frutta, che se non la metto nel piatto poi non la mangio. E niente, pensavo di aggiungerci anche un pochettino di avocado, visto che è bello maturo, pensavo di aggiungerne un pochetto. Ecco, adesso ce lo vado a spalmare un po' sopra. Ecco,
Adesso ci vado a mettere solo un... ci andrebbe anche il limone, ma non ce l'ho e quindi ci metto solo un pizzichino di sale sopra e basta. Ma potrei anche assaggiarlo. Prima lo assaggio così e poi se non mi piace così ci metto un pizzico di sale. Va bene. E quindi questa è la mia colazione, come vedete semplice ma molto energica. Per pranzo andrò a preparare come verdura il cavolfiore, quindi adesso lo pulisco e lo metto su nella pentola a vapore a cuocere. Aspettiamo che il cavolfiore sia cotto. Ho già misurato il pollo che posso mangiare per pranzo, che ho fatto cuocere in precedenza. Se andate a vedere nell'ultimo meal prep, vedete come ho cotto il pollo e come l'ho e come l'ho condito. E adesso vi faccio vedere anche come carboidrati ho il riso e lo misuro invece nel contenitore giallo. Invece il pollo, essendo proteine, l'ho misurato nel contenitore rosso. Ecco, questo qui è uno. C'è Pia che urla perché ha fame. E qui c'è il suo passato di verdura, ma urla lo stesso. Quindi ne vado a mettere uno, ne riempio un altro uguale. Questo qui è riso integrale e poi lo faccio scaldare un pochettino al microonde prima di metterci il cavolfiore. Ecco. E adesso, poi con la verdura abbiamo completato il piatto. Intanto sto facendo cuocere questi per i bambini. Pia che rugna che sta mangiando una beduina. Cosa c'è? Vediamo un po' cosa possiamo dare. Diamogli una mela a questa bambina. Una mela? Sì. Guardici dentro. Che buona. Vabbè, quindi nel contenitore verde invece adesso vado a misurare il cavolfiore. L'altro cavolfiore lo vado a mettere così e lo metto in tavola ai bambini. E adesso l'ultima parte per quanto riguarda il mio piatto, così poi è pronto. Adesso vado a far scaldare questo sugo con le verdure. Che praticamente è un sugo già pronto alla fine. Non è che deve cuocere un granché. Allora, adesso per completare il mio piatto, così vado a mangiare col viola. Aspettate, ok, che è grosso come il verde. Vado a misurare metà perché tanto basta.
più o meno è metà viola e vado a versarlo dentro la mia ciotola. Sembra che sto parlando della ciotola del cane. Ho già dato una mischiatina, adesso butto la salsa. E mischio il tutto. E vado a mangiare. Buon appetito a me. Ci vediamo a merenda.
siamo arrivati alla cena. Allora, queste in realtà sarebbero nel piano le patate, ma non fatte così. Adesso poi le farò passare bene bene nella carta in modo da assorbire più olio possibile, però vabbè. Poi aggiungo questo po' di pollo che è rimasto di oggi. E così l'ho finita. Poi ci sono i cavolfiori sempre avanzati di pranzo che ho condito con un cucchiaino di olio, sale e aceto, che ha mangiato anche Pia con me che si sta lamentando. E poi abbiamo finito due fettine di prosciutto, più che altro l'ha mangiato lei praticamente. Vi faccio vedere poi il piatto finito. Ecco, così è finito. Vedete, patata. Qui carne e cavolfiore e niente, adesso vado a mangiare. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. E ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!